game. Darling, what's the coolest name? It's video game. Ciao a tutti da Svideo, oggi vi parlo della modella ed attrice Cara Delevingne, che trovo veramente affascinante. Allora, lei è nata a Londra, nel quartiere di Belgravia, insieme alle due sorelle maggiori, Poppy, anche lei modella, e Chloe. Si potrebbe dire che ha debuttato nella moda a 10 anni, perché a quell'età gli fece già uno scatto il grande fotografo Bruce Weber, in cui lei si può vedere con questa chioma di capelli biondissima. Cara ha una gran passione anche per la musica, infatti a 13 anni ha imparato a suonare la batteria ed ha pure cantato nella colonna sonora di alcuni film, come per esempio Valeria nella città dei mille pianeti, dove ha anche recitato, ovviamente, dove è una delle protagoniste. A 16 anni studia musica e teatro alla Bede School nello Hampshire, che lascia per diventare poi una modella. Infatti nel 2011 firma un contratto con la Storm Model Management, che aveva lanciato anche Kate Moss, e pian piano riesce a conquistare le passerelle dei marchi più prestigiosi del mondo della moda. Il suo sguardo particolare è adornato da queste particolari, scusate la ripetizione del particolare, comunque sopracciglia, le permettono insomma di diventare la protagonista di numerose campagne pubblicitarie e di apparire nelle copertine delle più importanti riviste dedicate allo Star System. Nel 2012 debutta al cinema nel film in costume Anna Karenina di Joe Wright, dove appare nei panni della principessa Sorokina vicino a Keira Knightley e a Jude Law. Nel 2014 recita in The Face of an Angel, il film ispirato alla vicenda dell'omicidio di Meredith Kercher, grazie al quale guadagna una candidatura per la migliore esordiente ai British Independent Film Awards. Nel 2015 annuncia, tramite un'intervista al Time, di volersi ritirarsi dalle passerelle per dedicarsi alla recitazione, proprio mentre è una tra le modelle più pagate e ricercate. Pensate! Nel 2016 la sua fama è tale che riceve una statua di cera presso il Madame Tussauds di Londra. Un film che le ha portato poi molto successo è Città di carta di Jack Schreier con Nat Wolff, in cui interpreta Margot. Io penso che molti l'avranno visto questo film, che poi è tratto da questo libro di John Green che io ho letto, quindi mi è piaciuto già molto, anche molto il libro, anche il film mi è piaciuto, sì. Comunque Cara riceve due Teen Choice Awards come miglior stella emergente e attrice dell'estate. Dopo ha recitato in diversi film, possiamo citare Suicide Squad, in Pan Viaggio sull'isola che non c'è, e nel film che abbiamo citato anche prima, fantascientifico di Luc Besson, Valerian e la città dei mille pianeti, e poi probabilmente qualcuno adesso la sta vedendo ora in questa serie Carnival Row, che potete vedere su Prime insieme ad Orlando Bloom, dove lei, diciamo, è una creatura fatata. Va bene, spero che qualcuno abbia trovato interesse in queste notiziole che vi ho letto, e niente, se Cara sta ascoltando, e Cara, you're wonderful! Ciao a tutti!